Appuntamento tradizionale quello con gli ambasciatori accreditati in Italia, tra poco il saluto da parte del Capo dello Stato e poi il concerto e l'esibizione di Roberto Bolle. Le cerimonie per questo 75esimo anniversario della Repubblica sono cominciate stamane con il cambio della Guardia Solenne dei Corazzieri a cavallo, poi l'omaggio a Carlo Azeglio Ciampi nel centenario della sua nascita con l'intitolazione di un tratto del Lungotevere dell'Aventino, anche se la targa non è stata scoperta ufficialmente per una scheggiatura, in realtà per un refuso nel nome del presidente emerito, poi comunque corretto. E domani 2 giugno frecce tricolori, omaggio al milite ignoto. A causa della pandemia per il secondo anno non ci sarà la sfilata delle forze armate, ma alle 19, sempre nel cortile d'onore, per la prima volta si svolgerà una cerimonia di saluto alle alte cariche dello Stato, un discorso molto atteso quello di Mattarella, una riflessione su questi 75 anni e soprattutto un messaggio per la ripartenza, un invito all'impegno collettivo, come è scritto oggi ai prefetti, per il rilancio del paese e della ricerca di nuove prospettive di sviluppo e di modernizzazione.